Fratelli e sorelle, innanzitutto buon anno. La prima giornata dell'anno è per noi una solennità e raccoglie diversi motivi. Il primo è la più antica solennità mariana, la solennità della Madre di Dio. Il Concilio Ecumenico di Efeso del V secolo, 431, scelse e indicò Maria con il titolo di Theotokos me terzeu, che vuol dire portatrice di Dio nel mondo e la Madre di Dio. E l'appellativo più antico e che raccoglie tutti gli appellativi che rivolgiamo alla Vergine Santissima. E l'anno l'apriamo sotto di lei, sotto la sua protezione, colei che ci ha portato Gesù, il Dio fatto uomo, la Madre di Dio e quindi la Madre nostra. Da 54 anni poi a questa parte, oggi il primo dell'anno è anche la giornata mondiale di preghiera per la pace, su volontà di Papa San Paolo VI, che la istituì nel 1967. E da allora ogni anno il Santo Padre indica e manda un messaggio particolare per pregare e approfondire il significato della pace. E quello di quest'anno ha come titolo «La cultura della cura come percorso di pace», inserito chiaramente nell'esperienza della pandemia che il mondo sta vivendo. E poi il primo dell'anno è il giorno degli auguri, e perché questo non sia un fatto semplicemente scaramantico o pagano, ci deve portare ad approfondire il significato autentico dell'augurio e il significato e l'incarnazione di Dio, e Dio che si è fatto uomo. Allora vorrei così tracciare con voi un percorso durante questa omelia su questi tre aspetti, partendo proprio dall'ultimo, il fatto che l'inizio dell'anno ci porti a meditare, a concentrarci sul che cosa significa l'incarnazione, il mistero di Dio fatto uomo. Ebbene, lo direi attraverso cinque espressioni che trovo nella parola di Dio. Innanzitutto, il creatore si fa creatura. Non è un passaggio da poco. San Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 9, dice che in Gesù si compie la pienezza della divinità fatta corpo, la pienezza corporale della divinità. Il creatore è sceso dall'alto per entrare nella nostra realtà di creature fisiche, corporali. E nella seconda lettura, passo magnifico della lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4, un testo da veramente portare continuamente a memoria, ci è stato detto che era arrivata la pienezza del tempo. In greco è pleroma tu chronu. Ci sono due termini in greco, il Vangelo, per parlare del tempo, chronos e kairos. Ma qui San Paolo utilizza proprio chronos, ossia il tempo quotidiano, il tempo cronologico, il tempo scandito dalla quotidianità. E ci viene a dire che Dio ha scelto proprio questo tempo. Lui eterno si è fatto tempo e lo ha riempito di se stesso. L'incarnazione è il fatto che Dio ha riempito il nostro tempo di se stesso, della divinità,
e quindi da questo tempo, se vissuto bene e non perso, possiamo trovare veramente grazia su grazia, come dice l'Evangelista Giovanni. L'eternità che si fa tempo. Ma c'è ancora altro. Lo abbiamo ascoltato soprattutto nel giorno di Natale, nel prologo. Lo Spirito, Dio che è Spirito, che non si vede, si è fatto carne come noi. Il Logos di Dio è diventato carne, è diventato corpo, fisico, ha accettato la nostra dimensione, si fa vedere nella nostra identità di persone umane. C'è ancora un altro aspetto, potrei dirlo così, l'incontenibile, l'immenso, che è Dio, entra nella realtà finite, si rende finito, si misura con la condizione della creazione e dell'uomo e indica anche le misure. Si fa bambino, si fa piccolo, si identifica con gli ultimi. Qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Vangelo di Matteo, il cosiddetto giudizio universale. Addirittura nell'Eucaristia possiamo dire si fa materia fisica per diventare nostro cibo. L'infinito entra nel finito misurandosi e la sua misura è la povertà, perché partendo di lì può prendere tutto e portare tutto, perdere nulla, riportare tutto in Dio. E ancora il mistero più grande dell'incarnazione. Dio, l'immortale, accetta la morte e la morte di croce. Entra addirittura in questo aspetto il più drammatico e tragico della creaturalità e della vita di ogni essere vivente e dell'uomo. Allora possiamo rispondere alla domanda: com'è possibile incontrare Dio? È possibile incontrare Dio proprio percorrendo la strada che Lui ha percorso in forma inversa per noi, la sua strada dall'alto al basso. Per noi è partendo dal basso e risalendo, e percorrere la strada del tempo, e percorrere la strada della carne, e percorrere la strada della povertà, e percorrere la strada della creazione da rispettare nel lavoro e nella custodia, e percorrere addirittura la strada della morte come passaggio di redenzione. Se percorriamo questa strada, allora arriviamo a Dio e scopriremo, come abbiamo ascoltato nella lettura, la pienezza della divinità in noi, nel tempo, nella storia, nella creazione. Ci facciamo gli auguri per questi motivi, come cristiani, e non per scaramanzia. È la giornata della pace. Siamo chiamati a percorrere la via della pace, qui in terra. Il messaggio che Papa Francesco ci ha lasciato per quest'anno è un messaggio molto teso,
dettagliato, direi anche un po' lungo rispetto a quelli degli anni precedenti. E ha al centro il termine che si ripete, quello della cura. Chiaro, nasce dall'esperienza della pandemia che ci ha fatto riscoprire l'importanza di curare, di prenderci cura come elemento fondamentale della guarigione e non solo della guarigione dalla malattia. Ci sono dentro questo messaggio alcune immagini. Lo voglio sintetizzare richiamando tre immagini. Una ormai ci è diventata familiarissima dal 27 di marzo, quando il Papa nella piazza San Pietro, vuota e sotto l'acqua, ecco, fece quel meraviglioso discorso e benedizione per l'umanità, ricordandoci che siamo tutti sulla stessa barca. Ebbene, se questa è l'immagine, se tutti siamo sulla stessa barca e dobbiamo navigare verso il raggiungimento della pace autentica e della fraternità, il messaggio di quest'anno aggiunge due altre immagini, perché la barca ha bisogno di un timone e ha bisogno di una bussola. E il Papa dice così: qual è il timone per la barca della nostra umanità in preda alla tempesta? Qual è il timone che rende questa barca sicura e capace di raggiungere la riva della pace? Ebbene, è il timone della dignità della persona umana, di tutte le persone umane. Nessuna è esclusa. E dignità della persona significa che si deve privilegiare la relazione tra di noi, al posto dell'individualismo esasperato. Significa che si deve privilegiare l'inclusione e non l'esclusione, o peggio ancora lo scarto e il mettere da parte. Significa che bisogna dare dignità e non sfruttamento delle persone. Ecco, questo è il timone della barca dell'umanità e della Chiesa: il riconoscere il valore unico di ogni persona umana. Ma sulla barca c'è bisogno anche della bussola. E il Santo Padre ci indica come bussola quelli che chiama i principi fondamentali della società, i principi sociali fondamentali. E ne sottolinea in modo particolare tre, facilissimi da ricordare. Il primo e essere solleciti, avere sollecitudine e cura del bene comune. Dobbiamo ricordarci continuamente che prima del privato e dello stesso pubblico c'è qualche cosa che precede e che fa da fondamento sicuro. E questo che precede e fa da fondamento è il bene comune. Il secondo principio sociale è la solidarietà. La solidarietà verso tutti, che non esclude nessuno. La solidarietà che parte dagli ultimi e dagli indifesi. È lì il punto di partenza per recuperare tutti e non lasciare nessuno escluso. È il terzo principio. E la salvaguardia del creato. Non possiamo considerarci sani se la nostra casa comune, se il pianeta è ammalato o lo abbiamo fatto ammalare.
Si tratta dei principi della dottrina sociale della Chiesa, i principi di sempre, principi che sono profezia. La Chiesa non può rimanere neutrale di fronte alle situazioni che si vivono nel mondo e di fronte ai rischi e al male. Deve essere profetica, e il cammino della pace è ritornare continuamente alla profezia. Già nell'Antico Testamento i profeti erano essenzialmente questo, erano il grido continuo al bene comune e ai principi sociali fondamentali, che si concentrano in una parola. La parola è giustizia. Ecco l'ambiente, la barca, il timone, la dignità della persona e la bussola, i principi sociali, il bene comune. Ma voglio chiudere con uno sguardo a Maria, oggi che è la solennità principale a lei dedicata, la Theotokos, la Madre di Dio. E lo voglio fare leggendovi un testo di un santo profeta del secolo scorso, San Oscar Romero, vescovo, martire e profeta. Dice così: avete soffocato l'afflato rivoluzionario di Maria di Nazareth, esaltandone il divino e mettendo da parte la sua umanità. Maria è donna, donna sola con un figlio, vedova in tempo in cui la vedovanza era un abominio. Era un'ebrea in una terra oppressa dai romani, rifugiata in Egitto per sfuggire alla persecuzione. Maria fu profuga, madre affannata, che spese la sua vita a seguire un figlio che talvolta non capiva, un folle, suo figlio. È citazione dal Vangelo di Marco, eh? Maria, donna libera, che segue per le vie della Palestina il figlio, viaggiatrice, teologa, scrutatrice. Maria, donna dell'assemblea, che presiede la celebrazione della Pentecoste secondo i costumi del suo popolo. Statue e immaginette l'hanno legata, rappresentata in posa statica tra nubi e lune, lei che spese tutta la sua vita a camminare, il cui cuore non conobbe tregua, donna dai sandali consunti per le passeggiate montane, per far visita alla sua parente, per annunciare. Ed è per questo che con tutto il cuore la chiamo madre, dice Sant'Oscar Romero. La chiamo madre, come la mia mamma era una lavoratrice instancabile e una donna del popolo. E guardando a Maria e confidando in lei, ma Maria così, non quella sdolcinata che tante volte abbiamo reso, che possiamo veramente intendere il significato della redenzione, dell'incarnazione ed essere costruttori di pace. E termino con un augurio. Gesù è entrato nel tempo per prendersi cura dell'uomo e del creato e ci ha aperto la via della pace. Allora
senza paura, percorriamola. Amen.